domanda da fare, ce ne saranno migliaia, ma cerchiamo in qualche modo anche di iniziare un dialogo, come ho detto molto prima. È fondamentale in un'impresa come questa che ci sia una comunicazione efficiente, onesta e franca tra la dirigenza che si viene a formare in questi giorni e la tifoseria della città. Intanto devo ringraziare, è evidente, il sindaco per la fiducia che mi ha accordato, per i tanti amici di Rio Nero che da 15 giorni a questa parte mi hanno illustrato quello che poteva essere una squadra di calcio, cioè di calcio qui a Rio Nero, e poi insieme abbiamo iniziato già nei giorni scorsi a muoverci come è giusto che fosse. Ma è evidente, insomma, che ringraziamo maggiore va, oltre all'applauso spontaneo di prima, va a Michele per l'entusiasmo di andare a vedere la partita del Cerro di Angelo Messaggio. Non lo dico ora per facile piaggeria, ma insomma la Tella Monticchio non è la mia squadra di calcio, per cui insomma l'interrogativo, ma come mai uno di Eterna viene ad allenare, viene a prendere in mano la squadra dell'avuto, non mi è mai passato, quindi insomma non ho mai dato nessuna risposta. Poi, come diceva prima il sindaco, insomma, nelle nostre piccole comunità parlare di etnie diverse è difficile, insomma nel calcio anche quello che conta, poi lo vediamo molte volte, di presidenti che vengono da fuori ce ne sono e che fanno anche bene il loro mestiere. Ovviamente non è quello il punto, è importante, io spero e sono certo anzi di trovarmi bene, di trovarmi qui come se fosse il mio paese, ma anche che poi mi sento di Rio Nero, insomma ogni volta che devo uscire da Tella, dovunque vada, devo passare da qui, ma poi ho molti amici, insomma ho studiato, ho lavorato, quindi parenti, colleghi, dipendenti dell'azienda in cui lavoro sono milionario, quindi insomma fare dualismo tra Tella e Rio Nero diventa molto molto difficile. Il nome della società rimarrà lo stesso, anzi cercheremo insieme con quelli che sono anche le questioni burocratiche di recuperare il vecchio nome dell'avuto che ci è servito nel 1921, perché vuol dire il fatto di potersi pregiare il fatto che la società sono quasi 90 anni, l'anno prossimo festeggia 90 anni di permanenza nel panorama sportivo e calcistico lucano, penso che sia un fatto non indifferente, non di poco conto. I prossimi giorni, io stasera, oltre a parlare un po' del mister, per il quale abbiamo già di fatti chiuso un accordo per la prossima stagione, non scenderò nei dettagli di quello che sarà la compagine societaria, perché è ancora in tine, stiamo ancora cercando di coinvolgere tutta la cittadinanza, e quindi fare qualche nome in questo momento significa probabilmente escluderne degli altri. Per cui intanto l'invito è a chi ha interesse, ha piacere a cimentarsi in questa cosa, le porte sono aperte, la società sono aperte in qualsiasi momento a chi voglia dare il suo contributo. Non abbiamo bisogno di persone a cui dare cariche, abbiamo bisogno di persone che vogliono impegnarsi, uno ognuno nel suo piccolo, nel suo anno. Non ho avuto ha fatto una specie di scoppiere. Insomma, il mister è La Rocca, chiama Vito La Rocca, non so quanti di voi lo conoscono, è un ragazzo di 45 anni, sono da 9 anni che praticamente fa allenatore, una persona giovane ma comunque di esperienza. Ha allenato 3 anni fa il Lavello in Serie D, l'anno scorso ha fatto il secondo a Melfi per un qualche periodo, ed è una persona, ancora prima con il Melfi aveva lavorato con gli esordienti, gli allievi, le reti, insomma una persona anche molto capace della gestione del settore giovanile. E questo, come dire, è una delle cose di cui poi vorrò anche soffermarmi un po' di più rispetto a quello che capisco sono gli interessi intorno alla prima squadra, chiamiamola così. Alcune novità le iniziamo subito a dire, poi insomma è chiaro che quello che diceva il sindaco, che mi aveva già accennato il giorno scorso, il fatto che per l'anno prossimo avremo un campo di realtà sintetica, devo dire, non è fra le cose che mi ha fatto decidere di accettare questa cosa, però dimostra che l'amministrazione comunale, quindi insomma, la cittadinanza, evidentemente ci tiene a che lo sport, cosa si calcio, abbia le giuste strutture dove poter operare, e questo chiaramente è un segno importante per chi poi vuole cimentarsi in questa cosa.
poi avremo tante richieste dall'amministrazione, piano piano cercheremo di farle una di queste sarà la possibilità di avere una palestra dove per esempio poter far lavorare i ragazzi più giovani, una cosa fondamentale, poi vi spiego anche i motivi e le ragioni. Tornando alla squadra, la prima squadra, la prima cosa importante che voglio dire è che insomma faremo da subito, quindi cerchiamo in un giro di un mesetto, il tempo anche qui di sistemare le cose, doteremo la squadra di un sito internet fatto come Dio comanda. Devo dire che in Italia, un minimo di ricerca che ho fatto fare, i siti internet delle squadre di calcio sono abbastanza deludenti, non sono buoni, compreso quelli delle squadre più blasonate, quindi prenderemo un po' a riferimento le squadre inglesi e per questo stiamo già iniziando a lavorare, a dargli una veste grafica importante, e anche registrando i domini che, ora parlo un po' anche in linguaggio tecnico, che servono per poter insomma, come dire, mettere lì i nostri siti. Mi piacerebbe molto che in queste attività, chiaramente poi inizieremo a dialogare, gli ultras, ma non solo loro, insomma tutti i tifosi, tutte le persone che si sentono vicine a questa cosa e che abbiano anche competenze tecniche ci diano una mano, perché poi il sito lo facciamo, ma è evidente che ci vuole qualcuno che lo aggiorni, che ci scrivi sopra, che ci ricarichi le foto, i filmati e tutto, vuol dire, il materiale che può servire per creare entusiasmo, ma anche soprattutto per dare informazioni di quello che si fa. E questo cercheremo di affidare anche qui a persone insomma, che fanno questo di mestiere, non improvvisando, perché insomma alla fine si finisce per commettere evidenti errori, introducendo quella, non la tessera del tifoso, quella che tutti sapete obbligatoria per le squadre di Serie A e di Serie B, ma una, io l'ho voluta chiamare una Vulture Membership Card, che è una carta, chiaramente non c'entra niente per quell'aspetto, che darà la possibilità a tutti quanti, oltre che di entrare chiaramente allo stadio, una sorta di abbonamento, ma darà anche la possibilità chiaramente di avere sconti e godere di promozioni presso gli esercizi che si vorranno convenzionare con la CSU. E questo chiaramente è un modo, ritengo io, importante per coinvolgere tutta la cittadinanza. Insomma, alla fine il coinvolgimento si estrinse da soltanto nella giornata, nel momento in cui andiamo presso il negozio, presso l'attività imprenditoriale a chiedere il contributo aperto. In questo modo diciamo, possiamo pensare che la CSU diventi anche, voglio dire, da stimolo, no? A quello che è un'aspirazione importante della cittadina, che il sindaco ovviamente mi confermerà, che è quella di avere una vocazione commerciale che forse negli ultimi, negli anni ha perso e che ora, come dice giustamente, sta recuperando. Speriamo anche noi di poter dare il nostro modesto contributo. Ultima cosa e chiudo, ma insomma, come dicono gli inglesi, last but not least, il settore giovanile è una cosa importante su cui l'associazione, la nuova associazione CSU, investirà moltissimo, e non solo a chiacchiere, perché tutti quanti investiremo nel settore giovanile, però poi alla fine i soldi li spendono per pagare i giocatori della prima squadra e non magari per comprare le magliette nuove, i ragazzini, i pulcini, eccetera, eccetera. Invece no, noi ripartiamo un po' le questioni. I soldi verranno spesi innanzitutto per assicurare a Rio Nero, a tutta la cittadinanza, dico a tutto il culto, perché voi, si chiama CS Culto, si chiama CS Rio Nero, quindi a tutto il culto, la possibilità di frequentare una scuola di calcio come Dio comanda, fatta con tutti i crismi, iniziando da quelle che sono le risorse già presenti, quindi mi riferisco allo CRIT, insomma, che ci darà una mano, intorno a lui speriamo di costruire uno staff tecnico di tutto, uno staff tecnico di tutto rispetto. E questo è il motivo per cui insomma, mi permetto di chiedere al Comune già da ora una disponibilità ad avere eventualmente una palestra dove poter fare questo tipo di attività. Già l'anno scorso mi dicevano abbiamo avuto presenze di 50-60 bambini, quest'anno il tentativo è quello di raddoppiare questi numeri. Poi vorrei dire anche perché oggi quello che si ritrova nella società è una lista a distanza e nonostante le vicissitudini degli anni scorsi, è una lista di 18 calciatori vincolati che sono il frutto probabilmente degli anni scorsi, del lavoro fatto negli anni scorsi di investimento su quelli che sono i ragazzi della città di Lima. Un'altra cosa importante, cercheremo anche di
di migliorare le competenze tecniche di quelli che vogliono impegnarsi nella società. Come ho detto prima, lo staff tecnico, al quale sto già pensando di verificare la possibilità di far fare qualche corso specifico per migliorare anche il modo di gestire i ragazzini che si avvicinano o che a cui piace giocare a calcio. L'altra cosa che però rimane ancora come un'indiscrezione, poi cercheremo quanto prima di dare anche conferma, abbiamo già in questi giorni, in queste ore, preso contatto con due o tre grosse società nazionali, quella di calcio, esperte evidentemente anche di quella della gestione dei pulcini o delle giovanili, con i quali stiamo ragionando in modo anche abbastanza serio, una cosa anche abbastanza concreta, su come meglio organizzarci anche noi per fare in modo che questa scuola calcio, queste scuole calcio diventino una realtà, è una cosa ambita. Io mi fermerei a questo punto, poi tutte le altre questioni le rimandiamo a dopo il Ferragosto. No, cosa importante, la notizia è questa, che il 18 mattina noi iniziamo la preparazione a 3. Siamo chiaramente al Ferragosto, il 16 non ci sembrava il caso, penso poi il 15 agosto è difficile riuscire a correre in campo. No, il 17 mi consigliavano di non iniziare per evidenti motivi scaramanti, non ci crediamo, insomma, meglio non rischiare, così che. E quindi il primo giorno utile era il 18. Il 18 mattina abbiamo una rosa di quasi 40 convocati, abbiamo dei numeri importanti, è evidente che poi questa rosa dovrà assottigliarsi, ridursi ai 20-24 che servono per fare un ottimo campionato di interregionale, e scelte che chiaramente sono ad esclusivo discrezione dell'allenatore. L'allenatore farà le sue scelte. Dice che c'era uno che si chiamava Mario Ballotelli, che c'era libro, ce lo puoi prendere. Tu fai tutte le proposte che vuoi, poi vediamo come riusciamo a fare. Scherzo per dire che poi alla fine il suo compito è quello chiaramente di segnalare persone, calciatori, lui ma non solo lui, non conoscono l'ambiente. Noi faremo i conti felici della serra, quindi in base a quelle che saranno le possibilità economiche della società cercheremo di accontentarlo. Però, come ho detto prima, gli sforzi di questa società saranno principalmente al settore giovanile. La prima squadra sarà assistita in tutto e per tutto, sarà aiutata in altri modi. Cercheremo sui ragazzi anche più giovani, ma anche le promesse che hanno già dimostrato qualcosa, di fare in modo che si trovino bene a Rio Nero, di fare in modo che quelli che sono gli impegni della società vengano rispettati fino alla fine. Insomma, ci attendono penso 3-4 anni in cui dobbiamo, prima che costruire la squadra, costruire una società. Il tempo ci vuole. La squadra verrà nel tempo, con molta pazienza. Non poniamo limiti alla provvidenza, però è evidente che se non c'è una società forte che è capace, no, di programmare, anche di fare da stimolo ai ragazzi, ai giocatori, cioè, preferisco giocare a Rio Nero anche prendendo 100 euro in meno piuttosto che andare a Rapolo o a Barile, se noi questo clima non riusciamo a crearlo, penso che sarà difficile raggiungere qualsiasi tipo di risultato sportivo. E poi insomma un po' anche la storia, ho visto che Rio Nero è stato in Serie D 5 anni, quasi tutti gli anni, tranne il 92-93, è immediatamente retrocesso. E evidentemente questo la dice lunga, cioè però dicevo prima, il fatto di raggiungere una promozione e salire, non si apre la porta alla capacità di rimanerci, perché la società non è pronta a tenere in piedi un campionato di questo genere, evidentemente non abbiamo concluso niente, ci ritroveremo tutti quanti a dover cercare nuovi presidenti, nuovi dirigenti, nuovi allenatori. Noi questo lo vogliamo evitare, anzi, siamo ben determinati a non farlo. Quindi il programma che ci daremo sarà un programma di meno.